benestare alla ripresa. Cioè, non si è opposto, quindi non si può opporre, è personaggio pubblico, quindi no, non si può opporre. No, no. Beh, non lo so, perché poi quello che gli sto per dire dopo lo potete usare contro di me. No, saremo fuori onda noi. No, io dico, va bene, condivido l'impostazione della relazione, quindi io affronterò sostanzialmente, visto che siamo poi in una sede politica, solo un tema. E lavorerò attorno a questo tema. Sabato noi abbiamo fatto appunto una grandissima assemblea, c'è stata anche l'assemblea dell'acqua, a Bari immagino che sia stata una grossa assemblea, ero di 1000 persone, abbiamo discusso di debito, eccetera, eccetera. Le notizie su di noi sono solo su due giornali, la Liberazione e il Manifesto. Basta. Non uno dei giornalisti che scende in piazza contro la legge Bavaglio, contro l'attacco di Berlusconi, ha trovato il modo di scrivere qualcosa su questa nostra assemblea. Né ho visto altre notizie sull'assemblea dell'acqua. Quindi il primo punto che noi dobbiamo cominciare a capire è che in Italia c'è un regime che non è quello di Berlusconi, che è parte del regime, è un regime dove sostanzialmente destra e sinistra, quelle ufficiali, stampa di destra e stampa di sinistra, il TG3 di Bianca Berlinguer e il TG4 di Emilio Fede sono sostanzialmente la stessa cosa, sulle questioni di fondo sono la stessa cosa, questo è il problema che abbiamo. Questo è il problema che abbiamo. Il problema che abbiamo è il regime che abbiamo di fronte. Un regime pervasivo, un regime che fa scontrare, che dà un apparente senso di scontro terribile, quotidiano su tutto, ma che poi sulle questioni che contano è sostanzialmente tutto d'accordo. Oggi è uscita questa inchiesta che vi invito a leggere, tra l'altro l'abbiamo pubblicata anche sul sito Rete 28 aprile, prima piccolo spot pubblicitario, questa inchiesta di questo gruppo che ha fatto un'indagine sul voto del Parlamento dall'inizio della legislatura a oggi e ha studiato che nel 33, insomma, un terzo delle votazioni, in un terzo delle votazioni e delle decisioni, la maggioranza è stata salvata dal voto dell'opposizione. Una volta su tre è stata l'opposizione a far passare leggi che se no non sarebbero passate perché non c'era il numero legale, eccetera. Quindi noi siamo, come posso dirlo, siamo in un regime finto, siamo in un regime dove c'è più verità in Crozza che Bersani, cioè siamo in questo punto, ci capita sempre questo sketch, siamo in un regime di questo tipo, quindi come possiamo partire se non partire da questo punto? Guardate, io ne ho parlato anche all'assemblea del 1 ottobre, noi abbiamo... Il Corriere della Sera è capitato anche lui in fondo, che pure fa parte di questo regime, è un infortunio di questo regime, perché 4 giorni fa, 5 giorni fa, con grandissimo enfasi, ha pubblicato, ha fatto in fondo un servizio pubblico in quel caso, cioè ha pubblicato la lettera di Draghi e Trichet, che vi consiglio di leggere tutti, noi la diffonderemo, perché è un concentrato di idee reazionarie. Cioè Berlusconi è un progressista al confronto, è chiaro? È un grande progressista al confronto. E in fondo ha ragione Sacconi, ha dato la verità a Sacconi, quando Sacconi dice guardate che quello che abbiamo fatto nell'articolo 8 ce lo chiede la BCE, è vero, nella lettera c'è la richiesta di fare l'articolo 8. Il Corriere della Sera ha pubblicato questa lettera, uno si immagina, immaginandosi probabilmente, che avendo fatto questo scoop, questo colpo, pubblichiamo la lettera del 4 agosto della BCE al governo italiano, tutto il dibattito politico il giorno dopo... Tutto il dibattito politico il giorno dopo fosse orientato su quello, fosse orientato su quello. Non c'è stato il silenzio totale. Da Vendola a Bossi, per essere chiari, da Vendola a Bossi nulla detto sulla lettera sulla BCE, non hanno niente da dire i politici italiani sulla lettera della BCE, da Vendola a Bossi non hanno, hanno altre cose, uno parla della narrazione del popolo italiano, uno della narrazione della Padania, sono tutti racconti per bambini che si incontrano, non c'è la realtà. Non ci sono le nostre condizioni e purtroppo questo funziona ancora.
stiamo andando in una situazione nella quale ci sono tante bravissime persone che si illudono, no? Che pensano, adesso arriva Obama anche in Italia, avremo anche in Italia, dopo Berlusconi avremo l'Obama, potrà chiamarsi Vendola, potrà chiamarsi Profumo, abbiamo il nostro Obama. Obama è in crisi negli Stati Uniti, proprio perché non si è misurato contro i poteri economici, contro i poteri forti, e per fortuna dopo 2 o 3 anni in cui scendono in piazza solo la destra, adesso negli Stati Uniti sta cominciando un movimento di lotta che non va, guardate bene, a discutere delle cose elettorali, delle primarie, eccetera, va davanti a Wall Street, è un movimento che è nato dicendo andiamo davanti alle banche. Allora, visto che siamo in una serie politica che tra l'altro è un partito che si chiama comunista, vorrei dire che bisogna tornare ai fondamentali, bisogna occuparsi dei ricchi e dei padroni prima ancora che dei loro servi politici, e se non riusciamo a ricostruire una politica che si occupa dei fondamentali, cioè dei ricchi, dei padroni, delle condizioni sociali, non facciamo più politica, almeno noi, e siamo vittime di questa fissa politica. Seconda questione, la crisi. Io su un punto, immagino che sia un lapso, dice non vediamo la fine del tunnel. No, perché non c'è. La crisi continuerà all'infinito, questa crisi non ha nessun elemento per finire, un premio Nobel di sinistra pochi giorni fa, non so se l'hai visto, Paul Krugman, ha detto guardate, l'unica soluzione a questa crisi è una guerra, ma non una guerra dice come l'Iraq, come l'Afghanistan, troppo piccole. Gli Stati Uniti hanno speso troppo poco per quella guerra. Ci vuole una guerra come la grande guerra mondiale, dove la metà delle risorse di un paese si spendano davvero in investimenti, in distruzioni, in ricostruzioni. Senza questo, lui, guardate, non l'ha detto perché vuole la guerra, l'ha detto nel senso opposto, l'ha detto perché è uno di sinistra, insomma è uno che critica tutto questo sistema bancario, l'ha detto per spiegare che tutte le misure che vengono dette adesso sono misure che non risolvono minimamente la crisi. E lasciatemelo dire, anche questa cosa che si dice a sinistra, paghino anche i ricchi, a me fa solo incavolare, perché anche se i ricchi alla fine, bontà loro, pagano qualche cosina, che soddisfazione abbiamo noi? Cioè se la signora Marcegaglia paga 10.000 euro di tasse in più, però io ci rimetto la pensione, è equo? È equo? È giusto? Oppure il giovane resta precario, oppure la scuola resta ancora nel disastro in cui è. Noi dobbiamo cominciare a dire che tutto questo modo di ragionare ci ha portato fino a qui, quindi non possiamo più accontentarci di dire la crisi non l'abbiamo pagata noi, quindi non la devono pagare altri. Noi dobbiamo cominciare a ragionare come si esce da questa crisi, ovviamente facendola pagare a chi l'ha provocata, ma non facendola pagare per restare in questo meccanismo. Voglio dire, io faccio un po' di conti per quelli che abbiamo fatto nell'assemblea del 1 ottobre, insomma noi abbiamo un tassi di interesse ormai sul debito, lo dice anche un economista sicuramente non rivoluzionaria, Loretta Napoleoni, che ha scritto un libro proprio in questi giorni su questo, è uscito un libro in questi giorni, tassi di interesse sul debito al 6-7% reale. Noi siamo un'economia che cresce dello 0,5%. Chiaro che il debito può solo aumentare, noi siamo sulla stessa condizione della Grecia, uguale, cioè la Grecia dice non raggiungerà gli obiettivi, ma non li può raggiungere perché hanno tagliato i posti di lavoro e allora, perché così hanno ridotto le spese, ma avendo ridotto le spese hanno però di nuovo anche ridotto la vita sociale e quindi riaumenta il peso del debito e quindi non raggiungi mai l'obiettivo, allora devi fare degli altri tagli, adesso devi licenziare 30.000 statali, però hanno già detto no, però fate ancora i furbi. Ho sentito ieri sera il TG di La 7, che è considerato progressivo, spiegare che stanno facendo i furbi in Grecia, così diceva il commentatore, perché licenziano gli statali vicino alla pensione, cioè dovrebbero lasciare i giovani in mezzo a una strada, così non fanno i furbi. È chiaro che i governi cercano di non fare le cose più feroci, mi pare evidente, no? Ma è ovvio, ma il punto non è questo, il punto è che noi siamo in mani a un gruppo di usurai mondiali, questo è il punto.
noi siamo in mano a un gruppo di usurai, è usura. Noi paghiamo il 7% sui nostri, di interesse sul nostro debito e dobbiamo riuscire a pagarlo, diciamo così, con un'economia che cresce lo 0,5. È evidente che dobbiamo vendere tutto. È come una famiglia, ovviamente, in cui le entrate sono inferiori alle uscite. È evidente che deve vendere. O decide, come una famiglia, di andare dalla banca e dire no, dall'usuraio, io questo debito non te lo posso pagare. Me lo ridefinisci, perché così non te lo posso pagare. O decidi questo, oppure devi vendere tutto e tra l'altro non finisci il debito. Noi siamo ormai in questa condizione, perché alla base di tutto c'è una crisi economica produttiva, c'è un sistema economico e produttivo che non funziona più, nel senso che questa globalizzazione è fallita. Ci continuano a dire globalizzazione, ma è fallita, nel senso che per reggere questa globalizzazione, questo meccanismo mondiale dell'economia, avrebbe bisogno di ritmi di crescita impensabili, che non sono neanche più quelli della Cina. Noi non siamo più in grado di crescere in queste condizioni, anche se lo volessimo, anche se mettessimo a distruggere tutto il pianeta, tutte le risorse, cioè, non funziona più. Noi siamo in una crisi capitalistica mondiale e la finanza pensa di risolverla in un modo classico, selezionandoci. Selezionando le persone, selezionando i diritti, questo è il meccanismo. Allora io mi aspettavo sì che sulla lettera di Tirici ci fossero chi è d'accordo e chi non è d'accordo, invece l'hanno tutti introiettata. E quella lettera dice che bisogna privatizzare tutto, che bisogna licenziare, che bisogna eliminare i contratti nazionali, che bisogna mettere in Costituzione il pareggio di bilancio. Ma vi rendete conto? Cioè due banchieri, due cittadini privati si permettono di dire al presidente: adesso tu cambi la Costituzione, perché se no non ti prestiamo più i soldi. E questo vuol dire, e questo non ci sono reazioni. Questa è una storia. L'Italia non è più una democrazia. Noi non siamo una democrazia, è chiaro? Dobbiamo capirlo, e noi non siamo una democrazia per tre ragioni di fondo, ve le numero. La prima, non siamo più una democrazia, quella più ovvia agli occhi di tutto, perché in qualsiasi democrazia normale uno come Berlusconi non sarebbe più al governo. Se resta lì è che non siamo una democrazia, questo è evidente. In nessun altro paese a democrazia dove pesa l'opinione pubblica uno come Berlusconi sarebbe il governo. Secondo, non siamo una democrazia perché le decisioni più importanti che prendiamo non le prendiamo con, diciamo così, con un dibattito che coinvolga i cittadini, eccetera, ma sotto dettatura della Banca Europea, del Fondo Monetario Internazionale. Sono le banche, sono i poteri economici che dicono al Parlamento cosa deve fare. Siccome la democrazia è nata nel 1700, il Tea Party, se appunto ricordo, sul fatto che i cittadini si ribellavano al fatto di non poter votare e non poter decidere sulle tasse, sui pagamenti, sul bilancio pubblico, noi oggi questo siamo. Noi non siamo più una democrazia, e poi non siamo più una democrazia, questo non bisogna mai dimenticarlo, perché in Italia e in Europa, in Italia sicuramente, ci sono milioni di persone che non hanno più i diritti democratici che abbiamo tutti noi, milioni di migranti che non sono e non hanno diritti democratici, non sono cittadini, eppure mandano avanti, se andrete dalla pizzeria, alla fabbrica, a quello che raccoglie, e anche tutto. Non hanno gli diritti. Noi siamo come il Sudafrica, o se volete come Israele, siamo cioè un paese che ha una parte della sua popolazione che non ha i diritti civili. Allora, questo ci fa dire che non si può continuare a discutere davvero sulle piccole cose, che non sono le lotte quotidiane, che sono grandi cose, ma sui piccoli cambiamenti. Io penso che le lotte che facciamo nei quartieri, nelle fabbriche, quando riusciamo a farle, le rivolte anche che ci sono, che sono tutte lotte radicali. Quando si lotta sul serio, si lotta contro il mondo. Questa è la verità. Poi a volte si sfonda, a volte si riesce a trovare la strada. La questione dell'acqua è un esempio. Voglio dire, sono sempre lotte radicali che si trovano di fronte al sistema. Io credo che tutti noi sentiamo la solidarietà, perché sentiamo così solidarietà con una lotta che in fondo è lontana da noi, come quella dei cittadini della Valsusa.
Perché sentiamo la vicinanza con loro? Perché sentiamo che è una lotta che è contro il mondo. Però c'è il popolo da un lato di una valle e poi tutto, tutto, destra e sinistra, l'esercito, gli alpini che vengono direttamente dall'Afghanistan e vanno a occupare una valle, la Valle Susa, gli alpini che vengono con i loro mezzi che vanno a occupare la Valle Susa. Cioè questo. Quindi noi non siamo più una democrazia. E quindi siamo una finta democrazia, nella quale siamo, come è capitato di dirlo, siamo, la nostra democrazia è come quei consigli d'amministrazione di grandi multinazionali, no? Che ci sono, c'è stato un saggio sociologico che l'ha studiato questa forma, dove una consiglio d'amministrazione delle grandi multinazionali, dove si trovano tutti quelli che sono i consiglieri d'amministrazione, che spesso sono persone lautamente pagate per non fare niente, dove si trovano già tutte le decisioni già decise dai manager, dalla tecnostruttura, le spese di miliardi, gli investimenti eccetera, e le approvano tranquillamente. Poi all'ultimo minuto in un consiglio d'amministrazione, non so, di una grande multinazionale, dicono spese per il tè 5.000 euro e su quello si accapigliano. Perché te come 5.000 euro? Potrebbero essere 4.500, no? Cosa? Ecco, noi siamo così. E anche la struttura del bilancio dello Stato è così. Cioè vi rendete conto? Cioè noi abbiamo approvato con consenso sostanzialmente bipartisan, perché io non ci credo più al fatto di... Io ero contro la manovra del governo. Hai fatto qualcosa per opporti. L'hai fatta passare in due giorni, quindi il tuo contro è finto solo per prendere il mio voto. Ma in realtà tu l'hai fatta passare, e questa è la sostanza. È passata la pensione delle donne a 65 anni, che è una ferocia sociale per un paese come l'Italia. Eppure dice cosa sei? Poi adesso si dice le pensioni di anzianità, bisogna intervenire ancora. Cioè non sanno neanche di che cosa parlano. È accanimento terapeutico, perché in Italia noi abbiamo ormai un sistema pensionistico che per metà delle persone non c'è più. Perché i giovani, i precari e i migranti pagano contributi per pensioni che non avranno mai. Quindi casomai dovresti dire rivediamo il sistema pensionistico, non per far quadrare i conti, ma per dare una pensione, che per vedere con quali meccanismi possiamo fare in modo che chi ha una pensione... però allora qualcuno dovete rinunciare. La media delle pensioni dei lavoratori dipendenti sono 1.000 euro al mese. 1.000 euro, 950.000 euro al mese, questa è la media delle pensioni in Italia. Vogliamo tagliare ancora questa? È un privilegio una pensione di 1.000 euro al mese. Capite che... Allora, credo che noi dobbiamo cominciare a ragionare seriamente su come in questo paese si fa una rivoluzione. La dico così, perché tutto il resto è poco importante, non serve a niente. Una rivoluzione, cioè un cambiamento radicale che manda via, cioè come si dice, che ristabilisce principi, diritti, eccetera, che riquadra, come si dice. Io so che dice rivoluzione, adesso mi arrestano, ma è una rivoluzione. Rivoluzione, sì, cioè un cambiamento radicale, non una riforma. O meglio, una riforma effetto di una rivoluzione, perché piccoli aggiustamenti, abbiamo già visto dove vanno. Noi, i due massacri sociali più grossi che ci sono in Europa, dopo quello che c'è in Italia, sono in Grecia, paesi governati dalla sinistra. La Spagna per poco, purtroppo, perché è chiaro che avendo la sinistra totalmente rinunciato al suo programma, e essendosi Zapatero totalmente piegato ai diktat delle banche, della Banca Europea, eccetera, perderà drammaticamente le elezioni, questo è evidente. Quindi, e allora... questa è anche la difficoltà, io la capisco, la sento anch'io, però vogliamo discutere di questa difficoltà. Cioè il punto centrale è che noi oggi abbiamo una classe politica che è sostanzialmente tutta dall'altra parte, che non è in grado di rappresentarci, vuole i nostri voti, si alternerà. Andremo a votare nel 2012, andremo a votare nel 2013, io sono sicuro che non sarà più il governo la destra, è evidente, ha fatto troppo disastro, andrà il governo la sinistra, meglio, sì certo, meglio, ma ci troveremo di fronte agli stessi diktat, cioè sia la destra sia la sinistra, Draghi e Trichet ripresenteranno la loro lettera e diranno, allora signori, dovete tagliare questo, questo e questo, la destra, perché ovviamente lo fa in maniera più sfacciata, la sinistra non lo fa in maniera sfacciata,
la fa in maniera, diciamo così, spiegando che è un duro sacrificio, però meglio io che gli altri, però alla fine tutti noi abbiamo gioito, io sono, almeno io ho gioito per il fatto che Pisapia è diventato sindaco di Milano, io sono uno di quelli che ero contento. Ho visto due giorni fa un articolo su Repubblica, cronaca di Milano, dove la giunta di Milano ha deciso di tagliare i finanziamenti agli sport dei bambini. Si comincia da lì. Tutti i finanziamenti agli sport dei bambini sono stati cancellati. Non ci stanno i conti. E questo? Poi dice la gente è incavolata e anche un po' qualunquista. Anch'io. Sono incavolato e un po' qualunquista. Anch'io. Perché vedo che poi quando si arriva alla ciccia, le cose, le grandi differenze non ci sono. E allora dobbiamo ricostruirle. In questa è una rivoluzione. Il nostro compito è riportare nella politica quello che oggi è fuori dalla politica. Dalla politica sono fuori tutte le grandi scelte, tutte le grandi alternative. È un'alternanza tra posizioni che sostanzialmente con... Poi corriamo anche il rischio peggio, perché adesso, fino adesso abbiamo avuto l'alternanza in fondo, diciamo, tra uno schieramento politico padronale di destra e uno schieramento politico. Se andiamo avanti così, ho l'impressione che abbiamo un'alternanza tra gruppi padronali. No? Voglio dire, ormai è chiaro che tra i padroni ci sono tre linee, no? Ci sono tre schieramenti padronali, c'è la destra fascista che è Marchionne, c'è il centro democristiano che è la Marcia de Gaglia e poi c'è la sinistra, quel gran compagno che è Della Valle. Stanno coprendo tutto lo schieramento politico, cioè stanno scoprendo tutto lo schieramento politico, si stanno dividendo. E il movimento operaio e il mondo del lavoro, io davvero sono esterrefatto anche dell'assenza di reazioni anche da parte del mio sindacato, della CGIL. Allora, noi abbiamo venduto l'anima in questo anno per impedire che Marchionne se ne andasse. A me davvero fa venire in mente una vecchia frase che disse Churchill all'epoca del patto di Monaco nel 1938, statista inglese, quando le potenze occidentali democratiche accettarono, diciamo, vendettero la Cecoslovacchia a Hitler. E Churchill dice, fummo costretti a scegliere tra la guerra e il disonore, scegliemmo il disonore e avemmo anche la guerra. E noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, sono un anno e mezzo che ci spiega, non tutti, la maggioranza del sindacato, prima CISL UIL, oggi anche la CGIL, che è meglio fare accordi, perché se facciamo gli accordi non passa la linea oltranzista estrema della Fiat. Diciamo così, per tenere la Fiat dentro il sistema del contratto nazionale è bene calare i diritti a tutti quelli che già ce l'hanno, i diritti li abbiamo calati. Adesso abbiamo fatto un accordo per cui chi ha, diciamo, un contratto nazionale può subire tutte le deroghe di questo mondo, e la Fiat se n'è andata lo stesso. E la Fiat ha detto che comunque esce fuori dal sistema nazionale. E ha fatto una cosa che io non capisco, cioè che fa, che non capisco lo scandalo. Noi abbiamo Bossi che dice che fa la secessione della Padania perché dice l'Italia non tiene tutta assieme. Beh, cosa ha fatto Borchione? Ha fatto la secessione della Fiat. Ha detto la Fiat è fuori, cioè l'Italia per me non c'è più, è lo stesso concetto. Io l'Italia, le leggi italiane, i diritti italiani non ci sono più. Non c'è più niente di tutto questo. Come la facciamo la rivoluzione? Appunto, cominciamo a discuterne. Cominciamo a discuterne. Io penso che per fare una rivoluzione nel nostro paese bisogna fare due cose. Uno, bisogna appunto cominciare a dire che ci vuole un cambiamento profondo. Bisogna cominciare a scendere in piazza, bisogna cominciare a fare le cose. Ovviamente, no? Le rivoluzioni non sono, ricordiamocelo sempre, nella storia di questi ultimi 200 anni, le rivoluzioni non sono mai, e comunque l'abbiamo visto anche nei paesi del Nord Africa, le rivoluzioni non sono la lotta armata. Infatti l'unico paese che è precipitato in un disastro è la Libia, dove c'è stata la guerra e l'intervento militare dell'Occidente. Le rivoluzioni sono i popoli che riprendono la parola. Quindi come la facciamo? Riprendendoci ovunque possibile la voce, la parola, costruendo piattaforme, facendo assemblee, costruendo la partecipazione. All'inizio saremo pochi? Certo, all'inizio saremo pochi, però bisogna investire su questo. A me ha colpito molto questo fatto che
Noi adesso il 15 ottobre facciamo la manifestazione insieme ai, come si dice, gli indignados. Ecco, gli indignados spagnoli sembra che abbiano costruito un grande movimento in 5 minuti. Gli indignados spagnoli sono stati 3 mesi in piazza, in 50, 3 mesi nella stessa piazza in 50 prima che crescesse l'opinione pubblica. Cioè bisogna costruire, bisogna organizzarci, bisogna dare e finire obiettivi. Noi un obiettivo abbiamo provato a proporlo a tutti i giorni, cioè il fatto di dire usciamo da questa schiavitù del debito. Invece di dire chi paga il debito, cominciamo a dire che questo debito non si paga, perché non può essere pagato. E chiediamo di poter decidere su questo. Sfidiamoli su questo, ci fanno votare su tutto. Fateci votare se pagare o no il debito, come ha fatto l'Islanda. Fateci votare, pretendiamo di poter votare su questo, mandiamo, chiediamo a Napolitano il diritto democratico a votare sul debito. In maggioranza dei cittadini italiani sono disposti a impegnare tutte, case, scuole, ospedali, servizi sanitari per pagare gli usurai? Accetteranno, ma facciamola questa battaglia. Bisogna rimettere nella politica le questioni di fondo, le questioni centrali. Non basta dire equità, noi non siamo più in grado di reggerla l'equità. L'equità è troppo poco, l'equità nei sacrifici ci manda al massacro. Noi siamo creditori, abbiamo bisogno di riconquistare casa, scuola, diritti, ospedali, posti di lavoro sicuri. Non ci sono i soldi ci sono. Pochi giorni fa, e chiudo, Barroso, per spiegare quel mezzo tentativo di tassa, ha spiegato di fronte agli inglesi che hanno già detto che porranno il veto, per cui non potrà essere fatta la Tobin Tax in Europa, perché gli inglesi porranno il veto, perché dicono noi viviamo di speculazione finanziaria. E allora di fronte a questa situazione che cosa ha detto Barroso? Ha detto ma guardate che noi abbiamo già dato 4.600 miliardi di euro alle banche. Quindi se pagano 60 miliardi di tasse all'anno, perché questo è il conto che hanno fatto, in Europa non mi pare così tanto. Gliel'ha detto uno di destra come Barroso, 4.600 miliardi e altri 3.000 miliardi di euro sono messi in cantiere. Perché? Perché loro ci imbrogliano. Guardate che noi con tutti questi sacrifici non stiamo pagando il debito pubblico. Stiamo finanziando le banche che detengono il nostro debito pubblico, stiamo impedendo che le banche falliscano, che le banche perdano i loro profitti. Questo, allora io lo dico, per fare una rivoluzione, per prima di tutto bisogna dire cosa si vuole, cosa pretendiamo, qual è il livello, perché se no non si capisce il senso della parola. Io dico, occorre un cambiamento radicale, un cambiamento radicale, una rivoluzione democratica che ci ridia il potere di decidere, e non c'è dubbio, deve saltare il banco. Io non credo che noi possiamo farci ricattare da un'Europa governata dalla banca e dalla finanza. Quindi questa Europa deve salterà comunque. Si tratta di sapere se la facciamo saltare noi o se la fanno saltare i francesi tedeschi, tra un po' dicendo, le banche francesi tedeschi dicendo basta, compriamo tutto da voi, all'incanto e basta. Questo è il punto, noi dobbiamo avere la consapevolezza che siamo entrati in una fase in cui riforme che aggiustano la situazione non ce ne sono possibili. Quindi dobbiamo ricostruire un programma economico, sociale alternativo e la classe politica che lo difenda e che lo affermi. Poi questa è la crisi che noi abbiamo oggi, per quello che dico non è così semplice, ma non è che io non ne vedo altre soluzioni, onestamente. Se uno mi dice quali sono altre soluzioni, non ne ho. Allora studiamo i metodi, prima di arrivare ai metodi, siccome io credo che nelle discussioni che noi facciamo, ogni tanto nelle discussioni politiche si usa dire qual è la ricetta, no? Lo dicono soprattutto in televisione, qual è la ricetta? Ecco, io penso che prima di tutto di fare, ammesso che sia un modo di ragionare, perché secondo me è un po' stupido modo di ragionare così, ma entriamo in questo modo, prima di fare la ricetta bisogna fare la diagnosi, cioè bisogna dire qual è la malattia
e poi certo si potrà cominciare a discutere le regole. Qual è la malattia? La malattia che noi abbiamo è una condizione di disuguaglianza sociale enorme, di ingiustizia sociale enorme, a cui il potere economico finanziario risponde aggravando l'ingiustizia sociale. Quindi, prima questione, tagliare le unghie alla speculazione finanziaria, al debito e a tutto il resto, perché da qui non se ne esce se no. Poi certo ci sono le ricette, e le ricette dovranno essere complesse, perché è evidente, e mi fermo qui, che noi non, questo è solo l'inizio di un processo, perché noi dobbiamo nei prossimi 15-20 anni imparare a vivere in un modo diverso, a produrre cose diverse, a vendere, a comprare cose diverse, a respirare cose diverse. Dobbiamo cambiare il nostro modello di vita. Il problema è se è, lo cambiamo tornando al Medioevo con i baroni che ci impongono il ritorno alle obbedienze medievali, con la distruzione della nostra democrazia, o questa riconversione della nostra economia la facciamo in condizioni di democrazia e di uguaglianza? Questo è il punto, perché ci sarà comunque. Decidiamo cioè di vivere come ci sono, come nel mondo di Blade Runner, cioè il mondo in cui ci sono un disastro sociale accompagnato a piccole isole di riforma ecologica, oppure siamo di fronte alla necessità di affermare l'eguaglianza dei cittadini come premessa per una grande riconversione. Per quello che io dico, a me non basta più dire equità, paghino anche i ricchi, piangano anche i ricchi, anzi non me ne frega niente di questo. A me interessa che ci siano i soldi dei ricchi che dobbiamo andarli a prendere, siano spesi non per ripianare il debito, ma per finanziare la riconversione della nostra economia. Quei 3.000 miliardi che il governo vuole dare, che i governi europei vogliono dare alla finanza e alle banche, devono essere tolti alle finanze e alle banche, devono essere tolti al sistema finanziario e al sistema bancario, e devono andare a finanziare la riconversione degli studi, la scuola pubblica, la ricerca, i nuovi prodotti, le nuove produzioni, cioè devono servire a pagare il cambiamento e la riconversione della nostra economia. Uno o l'altro, o pagano le banche o pagano la riconversione della nostra economia. Per quello che dico, noi dobbiamo porci oggi sempre due domande, non solo chi deve pagare, ma per che cosa si paga, per fare cosa si paga. Si paga per ripianare il debito o si paga per ricostruire un'economia sociale e solidale? Questa è la differenza che noi abbiamo e il punto. Naturalmente tutta questa discussione, perché dico e chiudo davvero che ci vuole una rivoluzione? Perché queste cose che io ho detto qui non sono minimamente all'ordine del giorno di tutto il dibattito politico in Italia e in Europa, cioè sono fuori dal palazzo. Il palazzo di queste cose non discute, non si interessa, non gliene frega niente. Quindi o troviamo la forza per metterle dentro, investirle, proporle, trovare le forme, e questa è la discussione sul metodo che diceva prima, o facciamo questo, o le mettiamo dentro, creiamo quello che noi chiamiamo uno spazio politico, pubblico, dove queste cose entrano dentro la politica e la sconvolgono, oppure noi continueremo certo ad avere quella situazione ormai di distacco crescente, perché, chiudo, l'ho fatto anche davvero troppo lungo, mi scuso, magari dopo recupero tacendo, voglio dire, guardate che i sondaggi danno sì, a me, ho visto uno anche ieri sera, danno sì una prevalenza crescente, diciamo, del centro-sinistra rispetto al centro-destra, però rispetto alla popolazione decrescente che va a votare. Cioè noi abbiamo oggi in Italia un 45% dell'elettorato, una cifra enorme, quasi la metà, che pensa o di non andare a votare, o che non sa per chi votare. Stiamo andando verso il modello americano di questo passo, in cui certo che c'è una grande sfida tra tutti quelli che decidono di partecipare alle elezioni, perché una parte rilevante della popolazione non partecipa più. Questo costruisce il palazzo. Quindi noi dobbiamo rompere il quadro del palazzo, rompere il quadro delle compatibilità, e quindi in un certo senso trasferire questa radicalità che noi abbiamo nelle singole lotte, perché quando vi incavolate o ci incavoliamo, non so,
i Fincantieri non devono chiudere la fabbrica, oppure qui l'inceneritore non deve venire, oppure altre cose, noi costruiamo, oppure in Valle Susa, oppure la lotta sull'acqua, sull'ambiente, noi abbiamo una nostra, come si dice, radicalità, una nostra un nostro rigore. Questo, appena arriviamo a livello delle grandi scelte politiche, sparisce, dobbiamo portarci con dentro. Grazie Giorgio, prima di avere la parola.